Seconda parte di In 3 alle 3, non sono le 3, è un po' di più, non sono né le 3 di notte né le 3 del pomeriggio. Il titolo rimane quello, In 3 alle 3, tranquilli, anche se a volte capiterà di fare una parte con una persona, in questo caso lo abbiamo fatto con Vittorio Bellucci, e la seconda parte la facciamo con Massimo Benzo, che prima era impegnato in altre situazioni professionali e umane. Dovevamo avere al nostro microfono anche Antonio Milano, che è al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove il proprio figliuolo sta giocando, se non ho capito male, una gara importante del loro campionato, e quindi volevamo avere anche qualche impressione da Antonio Milano. Sembra che non sia possibile raggiungerlo, per cui noi andiamo a dare subito invece il buon pomeriggio a Massimo Benzo. Ciao Massimo. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Praticamente sono passate 24 ore da ieri, ci risentiamo oggi, no? Sì, ci fidanziamo tra un po'. Sì, ci fidanziamo. In 3 alle 3, che era partita semplicemente poi per parlare di calcio, ha avuto un'evoluzione dove si stabilisce di parlare anche a 360 gradi. Il fatto del giorno è di cronaca, di attualità, è questo incendio del caravan dove era ospitata una famiglia nomade, di una famiglia nomade chiaramente. Sono morte 3 ragazze, l'ultima, la più piccolina, aveva 4 anni. Sembrerebbe che sotto ci sia una faida che ormai dura da tempo tra queste due famiglie, ma arrivare a tali episodi di violenza è a dir poco inaudito. Attenzione, allora, io personalmente non cambio idea, così come si stanno ospitando gli uomini, i nomadi e gli extracomunitari, non va bene. Quindi secondo me i nomadi devono andare via da Roma, perché se sono nomadi devono girare, dopo 3 mesi devono andare via, altrimenti devono connettersi e introdursi nel tessuto sociale cittadino e nel rispetto delle leggi del paese e della città che li ospita. Però avere poi situazioni di questo genere, io sinceramente non me la sento di dire, come hanno detto certi, che io non so se hanno un cuore o un'anima, finché si scannano fra di loro non ce ne frega niente. Per di più, mi chiedono di rettificare, perché io nella prima parte, in Entrare alle 3, ho detto che ci sono mazzi di fiori enormi nella zona di Casilino 23. Attenzione, non è Centocelle come stanno dicendo tutti i DG, è Casilino 23, vicino Centocelle, certamente, però è la zona, è Casilino 23. Fatta questa, questo chiarimento topografico, mazzi e mazzi di fiori, c'è stata una persona, non dico neanche il sesso così rimaniamo vaghi, che ci è passata sopra con le ruote della macchina. Mi è stato chiesto di rettificare la mia dichiarazione precedente, dicendo che questa persona non l'ha fatto consapevolmente, non l'ha proprio visto i fiori che erano ai bordi della strada, e chiaramente i fiori cadono anche al di fuori del marciapiedi, per cui ecco perché li avrebbe presi con i propri pneumatici. Chiaramente non posso dire se questa situazione era con intento provocatorio o no, però c'è stata. E c'è una leggera tensione che non va assolutamente bene, perché qui davanti a un omicidio efferrato sono morte 3 ragazze innocenti bruciate. Erano 3 nomadi, ma sono 3 ragazze. Poi quello che facevano nella vita umana non c'entra nulla. Non si può morire a 20, se non vado errato, di 18 e 4 anni in questa maniera così orribile. Questo fuori discussione. Poi chiaramente il problema nomadi, come il problema extracomunitario, esiste. La parola a Massimo Benzo, poi parliamo anche di calcio, chiaramente. Sì, in effetti sono episodi deprecabili da condannare, indipendentemente quale sia l'etnia colpita, perché siamo tutti esseri umani. Poi dopo andiamo a discutere, a disquisire sul discorso dei rom, sul discorso degli extracomunitari, di quelli che vengono qui senza permesso di soggiorno, del fatto che è stato abolito il reato di clandestinità. Queste mi sembrano cose fuori dal mondo, da ogni logica e da ogni idea di un paese democratico, perché questa non è democrazia, questa diventa una, quasi una dittatura al contrario, cioè tu imponi ai cittadini di un paese di subire anche dell'arrivo di persone che non sono desiderate, perché se uno viene qui e delinque non può essere una persona desiderata, no? Deve essere per forza una persona che deve o essere perseguita oppure rispedita al proprio paese. Ma questo vale per gli extracomunitari come vale per i cittadini italiani, che se delinquono vanno in galera. Certo, questo sì, è il discorso. Sì. Quindi ora viene deprecato questo atto vile, perché
Noi ci interessa poco che siano delle faide, delle lotte tra di loro e quello che si portano avanti, ma qui non è che si può vivere in una città come se si stesse nel Far West, cioè questi si buttano, incendiano tra di loro e poi magari ci vanno da mezzo anche persone che non c'entrano niente, no? Come in questo caso, perché la bambina di 4 anni che cosa ci poteva entrare? Cioè voglio dire, come del resto le altre due ragazze. Però purtroppo questo accade, ma la colpa secondo me è sempre, sempre e solo delle istituzioni, perché non è possibile che in, io capisco, ho sempre difeso la Raggi, il Comune di Roma e continuerò a difenderlo perché hanno ereditato delle situazioni difficili, è vero che siamo sommersi dalla immondizia, ma non è che prima stavamo meglio, però in queste situazioni qua il sindaco di Roma deve intervenire, deve fare in modo che queste cose non accadano più, perché non è possibile che crescono e fioriscono campi rom abusivi ad ogni angolo della strada. Cioè, questo non è assolutamente. Ti dirò, per esempio, su Viale Palmiro Togliatti, sul tratto che porta da Piazza di Cinecittà a Via Casilina, quindi è facilmente anche rintracciabile da parte delle forze dell'ordine, è arrivato una sera un camper con quattro nomadi, quattro componenti di una famiglia normale, madre, padre e due figli. Dopodiché se ne è aggiunto un altro ancora. Adesso questi camper sembrerebbero essere diventati 8-9. E stazionano stabilmente sullo spartitraffico delle due corsie stradali, dove tanto per capirci c'è stata quella grande innovazione della pista ciclabile voluta da Walter Veltroni in mezzo al monossido di carbonio di Viale Palmiro Togliatti, che è di grandissimo scorrimento di autovetture, per cui diciamo questi 10 caravan cominciano a occupare spazio. Se poi ci mettiamo anche le guerre personali di queste famiglie di Rom, Dio solo lo sa. Allora, in uno stato normale si interviene perché 8 caravan fermi, stabili sullo spartitraffico di Viale Palmiro Togliatti, nel tratto tra Piazza di Cinecittà e Via Casilina, non ci si può stare, perché se a quest'ora io prendevo il mio di caravan, Massimo Penso il suo, e decidevamo lì di starci noi con le nostre famiglie regolari, tranquilli e beati, ci avrebbero già sloggiato, ci avrebbero denunciato a piede libero e magari qualche jeep ci avrebbe convocato per dirci che avevamo commesso forse dei reati, quindi dovevamo mettere gli avvocati e via discorrendo. A loro, a quanto pare, non sta succedendo nulla. A loro è tutto consentito, loro è tutto, va tutto bene, non ci sono, se poi dice c'è il razzismo, qui non è il razzismo, chi è che crea il razzismo? Sono le stesse istituzioni, perché trattano in conforme di razzismo gli italiani, e questi personaggi che dovrebbero essere redarguiti quantomeno o incanalati in un discorso di comportamenti giusti, vengono lasciati alla mercé, vengono lasciati a fare quello che vogliono e noi dobbiamo subire questo. Poi chi diventa razzista sono io che sono italiano, io non sono razzista, come non lo sei te. Io vorrei che se ci sono dei campi rom abusivi, allora due sono le cose: se sei un nomade ti vengono fatte delle aree dedicate, stai 3-4 mesi, certo, paghi la luce, paghi tutto quello che c'è da pagare perché il comune ti mette a disposizione dei servizi e quindi li paghi in quanto nomade, poi quando te ne vai pulisci tutto quello che hai fatto e te ne vai da un'altra parte. Questo è il nomade. Se invece tu sei accampato in un posto abusivamente o in posti dove non ci puoi stare, non hai nemmeno, non si sa nemmeno chi sei, perché molti di questi sono anche sconosciuti, voglio dire, allora il Comune di Roma deve intervenire e deve fare dei controlli, deve prendere queste persone e regolarizzarle, se è possibile, se no le deve mandare via. Se no devono andare via, purtroppo. Non è cattiveria, ma è rispetto delle leggi del paese che ti ospita. Perché se noi andassimo, faccio un esempio, i due estremi, Australia e Canada, a parte che dobbiamo presentare numerose vaccinazioni anticipate con il nostro stato di salute, cioè lì hanno il terrore, tra virgolette, tecnico, che tu possa portare eventualmente delle malattie, anche se sei un soggetto umano sanissimo, per cui ti dicono, guarda, per entrare e stare stabilmente nel nostro territorio, stabilmente, un periodo, quello che vuoi, devono avere delle garanzie cosiddette sanitarie. E parliamo, cioè, di due persone normali come me e Massimo. Allora, lì passati al setaccio. Nell'eventualità poi che decidiamo io e Massimo di dire, guardate, sostiamo 10 giorni, all'11 riprendiamo l'aereo,
Le autorità di quei due paesi al decimo giorno ti convocano, quindi tu devi passare 3 minuti, non ci devi stare un'ora chiaramente, dicendo come ha trovato il nostro paese? Beh, è carino, divertente oppure noioso, le ricordiamo che lei domani alle 11 all'aereo, certo lo devo prendere e torno in Italia. E loro si assicurano che tu dopo 10 giorni lasci il loro territorio nazionale. Forse è eccessivo quel tipo di misura, ma anche da st'altra parte forse c'è un eccessivo permissivismo che non dovrebbe essere consentito. Esatto, ma sempre a metà bisognerebbe arrivare, no? Perché non è che gli eccessi sia da una parte che dall'altra sono sempre delle cose deprecabili, però uno dovrebbe avere la capacità di poter decidere e stabilire quali sono le cose che si devono fare e che non si devono fare, e cercare di mettere un paese, una città in condizioni di vivere diciamo decentemente per quanto sia possibile. Ma qui ormai siamo in balia di tutti noi, questa è diventata veramente Roma un far west, e ogni giorno ci sono episodi di stupri, episodi di violenza, di rapine fatte con cruenza, gente che muore, che viene ammazzata, furti d'appartamento, quest'altra ne è uscita fuori che tu ti puoi difendere se è di notte, perché del giorno non ci vedi, cioè come funziona? Perché no, aspetta, mi posso difendere di notte e del giorno no? E poi la vicenda che ha dell'assurdo, perché si parla dalle 22 alle 05:59, no, insomma, io penso che ha avuto questa idea, ce lo deve spiegare il motivo per cui io mi posso difendere solo di notte e non di giorno. Perché? Per quale motivo? Se uno entra dentro casa e mi aggredisce di giorno, io sto zitto e bau. Se mi aggredisce di notte, allora poi mi deve aggredire prima di poter reagire. Oh, ma questo lui mi aggredisce, ma bello che ha ammazzato a sì, me, ma no? Questo è, diciamo, caro Massimo, un limite, non lo so se intellettivo, burocratico, non so che pensare, perché come dici giustamente te, se mi assalgono di giorno che faccio? Gli dico grazie e mi faccio sparare? No, qui la cosa purtroppo non ci siamo, ci indovina. Questo è un discorso diverso che va al di là dell'intelletto umano. Qui ci sono di mezzo interessi miliardari con gli extracomunitari, e abbiamo visto e sappiamo tutti che le cooperative rosse sono foraggiate da questi sì, sbarchi. Adesso si fanno i filmati e si vedono gli scafisti che martorizzano gli extracomunitari che vengono e che li portano qui in Italia. Ma perché tu non prendi gli scafisti, prendi lo scafo, lo affondi, prendi quello che li porta, lo sbatti in galera e accogli tutti gli extracomunitari? Poi, ecco, li accogli, li visiti, li controlli se stanno, esatto, bene, l'inchiesta di quel magistrato, e poi gli dai la possibilità di girare per l'Europa, perché l'Europa non è la nostra, la terra non è, certo, la nostra, la terra è di tutti. Capito? Però se tu vieni a casa mia ti devi comportare decentemente. È vero, è vero, è vero. E poi l'inchiesta di quel magistrato che ha detto che potrebbe esserci anche qualcosa di particolare, lo ha detto il magistrato, non lo diciamo noi, attenzione, con alcune associazioni di volontariato. Io spero che si tratti veramente di un granchio colossale, lo spero per primo, anche perché in tempi recenti, insomma, eravamo molto vicini come radio a tutte queste associazioni, quindi magari aver dato fiducia a un'associazione che poi ti scopri che potrebbe, attenzione, uso il condizionale, così c'è anche il ben pensante di turno che se vuole cambia canale tra qualche istante, però potrebbe, uso il condizionale, avere una specie di collusione indiretta con gli scafisti, e questo è reato. Perché non è, cioè, un conto è correre con delle navi a soccorrere dei poveri sventurati, su questo non ci piove, ma se quei poveri sventurati li programmiamo prima, cioè facceli trovare lì che noi li prendiamo e così ci pagano, io spero che sia una fesseria grossa quanto il mondo, ma se non lo fosse qualcuno ce ne dovrà rispondere e dire il perché si agisce così, camuffandosi con la maschera dello scopo umanitario. Ma sai, di cose da scoperchiare secondo me ce ne sarebbero tante e tante, ma del resto è come quando si parla di mafia, dice la mafia prolifera, ma la mafia prolifera perché c'è la politica di mezzo, perché se certo, la politica, sì, sì, tu non potresti fare il mafioso, no? Perché quando fai gli appalti, se io ti do un appalto per costruire dei palazzi, perché chi te li dà? Te li dà l'assessore di turno, te li dà il sindaco di turno, eccetera.
eccetera, quindi c'è di mezzo sempre la politica. E nel discorso di queste cooperative, anche queste, da chi vengono gestite? Ci sarà sempre qualcuno che avrà dato, avrà incaricato una cooperativa piuttosto che un'altra per raccogliere e prendere i fondi che l'Europa dà per gli extracomunitari. Buzzi, che è mafia capitale, ha detto: io guadagno di più con gli extracomunitari che con la droga. Cioè, questo deve dire. È vero. E comunque questo era il piatto forte di oggi di In 3 alle 3. Allora, io ho il collegamento anche con alcune emittenti che sono sotto certificazione SIAE, per cui noi ci fermiamo, noi di Stapp Radio e di Radio 1, per 7 secondi, mentre gli altri ascolteranno un brano di Laura Pausini. Quindi con Massimo l'appuntamento è tra qualche istante. Rimaniamo un attimo, come si dice in gergo, come si diceva in classe elementare, il religioso silenzio. Passa lo stacco, gli altri ascoltano la musica e poi ci ritroveremo tutti insieme. Prego, linea alla regia. Allora, eccoci qua. Io ricordo, perché aspetto un attimo, non so come funzionano questi marchingegni elettronici, perché io ero abituato in una radio normale che se mettevo il 45 o dal 33 un brano della Laura Pausini che durava 5 minuti, dovevo aspettare 5 minuti di ritorno. Mi hanno detto 7 secondi, il brano passa. Ma scusate, chi lo ascolta centrifugato? Ah no, ecco, allora, loro lo ascoltano per intero, tutti quelli che lo possono ascoltare sulle emittenti abilitate. Noi riprendiamo in audio in diretta da Stapp Radio, faccio tutte le dichiarazioni a microfono aperto, quindi io con Massimo adesso continuiamo a parlare tranquillamente, gli altri riprenderanno il filo dopo il brano di Laura Pausini e verranno in differita, però continueranno a sentire, cioè a far sentire il programma, quindi noi, se noi finissimo tra 10 minuti, dalle altre parti finirà tra 14 minuti. Mamma mia, un po' complicato. I miei 120 anni ogni tanto hanno qualche limite di afferrare al volo certe situazioni. Ma Massimo, ci sei? Sì. Sì, eccomi. Dicevo, n'era meglio prima che mettevamo sul piatto il 45 giri. Boh. Certo, uno metteva 45 giri. No, perché ci sono rimasto perché ma magari e ricominciava da capo. Ci sono rimasto perché il brano della Laura Pausini, che poi era il famosissimo mi dicono Strani Amori, sì, Strani Amori non dura 7 secondi, dura mi pare 4 almeno minuti. 4-5 minuti però con questo sistema così evoluto a livello tecnologico noi riprendiamo la linea adesso e continuiamo a parlare tra 3 minuti e 40 secondi per esempio a Genova sentiranno la nostra voce come se avesse ripreso in quell'istante. Vabbè, sono tutte diavolerie elettroniche, fermiamoci qui. La tecnologia andava avanti, caro Roberto, noi andavamo con i con i giradischi a manovella. Sai che c'è? Che poi, quando noi organizzavamo le feste, perché all'epoca eravamo anche DJ, no? Dovevi stare molto molto attento perché i mixaggi, i passaggi tra un disco e un altro li facevi te, quindi se non prendevi bene la nota, prendevi certe stecche, i fischi che prendevi dalla platea erano proprio micidiali. Oggi invece ci sono ragazzini e ragazzine di 16 anni, li chiamo ragazzini chiaramente perché ho 200 anni per cui li posso dire, no? Che fanno certi mixaggi perfetti e l'ultima festa dove siamo stati invitati, dico ma guarda te, sto ragazzetto di 17 anni è una spada, sono andato a vedere e c'aveva il computer già programmato con un'interposizione di un secondo e tre quarti tra un brano e un altro e così sono tutti bravi, perché se lo fa la macchina è chiaro che lo fa in maniera molto più perfetta rispetto alla mano e all'orecchio del DJ, no Massimo? È tutto precisa, no? Sì, non ha sbavato di una nota. Io invece ricordo che tra Happy Children e un altro brano ogni tanto steccavo perché non trovavo re e re, magari trovavo re e sol e si sentiva lo stacco. Però sai che c'è, all'epoca forse era più tollerato, oggi è tutto meccanizzato. Ho notato tante volte girando le radio, quelle in modulazione di frequenza, che più che presentatori e presentatrici ci sono i cosiddetti mercanti della parola, cioè tu sai che devi parlare quei 32-37 secondi, ti devi centrifugare
per poter esprimere un pensiero che magari potresti dire in 2-3 minuti. Perché? Perché poi c'è il brano, c'è un secondo brano, c'è uno stacco pubblicitario, c'è la pubblicità promo della radio e poi puoi riparlare altri 32 secondi. Sinceramente è una situazione che forse non mi appartiene più, non lo so. Non so se tu accetti Stiamo andati questo. avanti con gli anni, Robè. Siamo andati avanti con gli anni, però per esempio ti posso dire, perché qui siamo liberi da vincoli e da catene, no? Che quando risento a 90.9 Radio Dolcissima, che è rifatta sul modello delle vecchie radio libere, ogni tanto ho qualche pizzico di nostalgia. Poi è chiaro che se devo selezionare un prodotto commerciale ottimo, devo selezionare un altro tipo, un altro format di radio, ci mancherebbe altro. Però quando risento, Nicola, oggi è il tuo compleanno, ebbene la radio ti vuol dedicare questi 30 minuti tutti per te. Era il nastrino che facevamo noi, la cassetta che noi regalavamo a colui o a colei che faceva il compleanno, no? Vecchi ricordi di un tempo. E vabbè, però siamo andati avanti, dobbiamo andare avanti, Massimo, no con la Non trasmissione. Cioè, possiamo, con la cioè, trasmissione andiamo avanti, però. basta vedere che oggi abbiamo tutti il cellulare, lo smartphone da 8 anni fino a 90 anni, per cui io credo che ci siano pochissime persone che non abbiano lo smartphone, quindi Sì, vanno molto, tutti. po molto, molto pochi, è vero, perché è Tutti, diventato uno anzi, addirittura c'è chi strumento. ha due, tre, È quindi diventato uno pure. strumento indispensabile. Allora, Manuela Faustini mi manda sul monitor perché dice giustamente ogni tanto anche qualche spicchio di calcio. La Serie B, la dico in 20 secondi, poi ridò la linea a Massimo Penso. Pro Vercelli Brescia 2-2, Cittadella 2, Vicenza 0. Vicenza in Serie C, come si diceva una volta. Novara 2, Entella 0, Unione Sportiva Salernitana 2, Avellino 0, Benevento. Ecco, questo ci interessa da vicino. Benevento 1. Frosinone 1 ed è l'89esimo del secondo tempo. Ternana 2, Spal 1. Fabio Liverani sta compiendo il miracolo con la Ternana. Il Verona ci dicono che dovrebbe ancora essere in situazione di sconfitta, però aspettiamo chiarimenti in proposito, però in questo momento. Il novantesimo, Benevento 1, Frosinone 1, Ternana 2, Spal 1. Allora, prima in terra altrui. Liverani nel Genoa non è che era andato bene poi come allenatore, no, Massimo? Beh, ma sai, gli allenatori dipende molte volte, dipende anche dall'ambiente che trovano, dalla Pure questo è città, vero. dal clima, da quello che hanno sotto mano. Capita che ci sono allenatori che in alcune piazze falliscono e poi vanno in altre città e invece fanno dei campionati, diciamo, di un certo spessore, tra virgolette. Non è che abbia fatto un campionato straordinario, ma insomma l'obiettivo della Catalana è quello di salvarsi dalla Serie C, per cui io credo che stia facendo un ottimo Certo. lavoro. È vero che oggi incontra una Spalla che secondo me già si sente in Serie A, perché domenica prossima io credo che festeggerà la sua promozione in Serie Sì, A, perché poi bastava un sempre punto se oggi, per Verona cui. continua a perdere. Sì. Allora, altri aggiornamenti. Benevento 1, Frosinone 1, ma il Verona ha pareggiato, quindi Verona 1, Carpi 1. Mi dite, poi dovremmo vedere la classifica, perché il Frosinone, se avesse vinto, aveva più di 10 punti, andava in Serie A diretta, così rischia di essere risucchiato nei playoff. Invece, novantesimo più 1 minuto e mezzo di recupero, Latina ormai matematicamente retrocesso in Pro, quindi in Serie C, parliamo come mangiamo ogni tanto. Latina 2, Perugia 2, che è anche un ottimo risultato. Spezia 0, Pisa 0, il Pisa è condannato alla retrocessione anche lui. E ci dicono che pure il Vicenza è sceso in zona Pro, quindi nella ex Serie C, anche perché l'81esimo il Cittadella sta vincendo sul Vicenza per ben 2-0. Ma noi seguiamo un attimo poi di più da vicino Benevento Frosinone, Ternana Spal e Verona Carpi. Allora, torniamo a noi. Invece il Frosinone a quanto pare dovrà disputare i playoff. Che peccato, anche se mancano ancora 2 partite, però, eh. Ci sono ancora 2 partite, certo, il Frosinone oggi andava bene anche il pareggio se il Verona perdeva, poi non so come sono il discorso degli scontri diretti, che andava a pari punti Sembra che Verona, no? passi, guarda, non ti voglio dire una fesseria. No. No.
No, no, vabbè, aspetta, non ti voglio dire una fesseria. In caso di pari punti era il Verona favorito. Ah, Non ti allora voglio dire dimmi una tu, Ari. fesseria perché c'è un risultato finale che non va bene, però lo devo dare per ovvi motivi di informazione. È finita la partita a Benevento. Il Benevento ha battuto il Frosinone per 2-1, quindi il Frosinone ha perso. Almeno così siamo tranquilli che andiamo a fare i playoff, ok? Poi Ternana 2, Spal 1. E è finita a Verona. Il Verona è riuscito a prendere il punto del miracolo. Quindi Verona 1, Carpi 1. Attendiamo adesso poi gli aggiornamenti della classifica e saremo, diciamo, molto più precisi. Però con questa sconfitta, caro Massimo, Sì, si fa più eravamo dura, attaccati a certo. un lumicino. Vabbè, andranno Perché bene i playoff, 2 punti oh. di distacco sono tanti, insomma, Verona poi in 2 partite 2 punti non sono facili da riprendere, specialmente se il confronto diretto è a vantaggio del Verona, no? Sì, a sto Quindi punto Verona si può Spal e Verona permettere anche un pareggio e una vittoria. verranno direttamente in Serie A Spal e Verona, salvo sorprese A degli questo ultimi punto 180 minuti. c'ha molte probabilità per una di essere altro sinone di fare gli spareggi. Certo che con la tira Insomma, che è vorrei vedere andato. la classifica, com'è, non ho idea, sotto No, mano non ce l'ho adesso. dobbiamo aspettare che finiscano tutti gli incontri. Dicevo, però, nell'ipotesi peggiore è Latina in Serie C. Dai, che io lo chiamo Serie C. È girone in pro, è andata tra i pro. Ok, è sempre Serie C. Allora, il Latina è sceso, è retrocesso. Seppure il Frosinone poi ai playoff non dovesse andare bene, il calcio laziale ne esce con le ossa rotte, però. Sì, Speriamo vabbè, di no, insomma, dai. pazienza, pazienza, dai, Sì, no, ma insomma, voglio dire, mi accettiamo. dispiace per il Frosinone, Sì. ma non è detta l'ultima, perché insomma nei playoff avrà se non altro il vantaggio di E poi giocare anche credo la seconda partita in casa, quindi è sempre un vantaggio, no? E poi se fanno lo stesso punteggio mi pare che passa chi è arrivato prima durante il girone normale, insomma c'è tutto un meccanismo particolare per la Serie B, per cui è avvantaggiato sicuramente chi è più in alto in classifica in questi playoff, a meno che ne perde tutte e due le partite di andata e ritorno, allora è un altro discorso. Sì, è vero. E poi naturalmente aspettiamo i verdetti finali, chiaramente. Oh, per quanto riguarda la Serie A, stiamo sempre in giro vago, in giro largo. Ce la fa il Crotone a salvarsi, secondo te? No, no, credo che il Più Crotone abbia. l'Empoli, è quadrato più l'Empoli per rimanere in Serie Penso proprio di sì. Il Crotone domenica prossima va a Torino con la Juve. A? E quindi potrebbe approfittare di uno Se noi scivolone. speriamo che vinci a Roma, il Crotone domenica perde e basta, no? Io mi augurerei che magari facesse. Cioè, qui andiamo a fantasticare cose Sì, per impossibili. carità. Allora mi danno la prima proiezione della classifica di Serie B. La Spalla è in testa con punti 75. Al secondo posto il Verona con punti 73. Il terzo posto è del Frosinone con punti 71. Ma attenzione, perché al quarto posto si è inserito il Cittadella, che adesso ha 63 punti. Da 63 a 71 sono 8 di E differenza. vabbè, però Per cui il potrebbe Frosinone va. succedere che magari domenica Cittadella va fuori casa, Sì, però. Torino le vince e Esatto. che ne sai, può Allora, ancora la venire. lotta è rimasta tra Frosinone, per quanto riguarda una certa situazione di venire direttamente in Serie A, cioè il Frosinone deve distaccare di 10 punti o il Cittadella o eventualmente il Perugia e il Benevento se salissero ancora di punteggio. Però la regola parla chiaro, ci devono essere 10 punti di distacco. Prima di queste partite c'erano, il Frosinone era la terza che andava matematicamente in Serie A. Oggi sono 8 i punti, per cui stiamo coi piedi per terra. Qualcosa si è incrinato nel meccanismo del gioco del Frosinone. Pasquale Marino, l'allenatore del Frosinone, che è un ottimo allenatore, forse a volte vive un po' troppo di teoria e poco di pratica, perché quando hai giocatori cotti alla fine di un campionato estenuante come quello di Serie B, magari giocano in maniera meno spumeggiante, ma fanno risultati, fanno punti. Vabbè, questa è una mia opinione personale. Torniamo a noi. Allora, abbiamo detto che il Crotone ha pochissime speranze, Massimo. Insomma, credo proprio di sì, anche se nel calcio non si può mai sapere, ma questo obiettivamente il Crotone ha pochissime chance di poter venire in Serie A, di restare in Serie A, anche perché può
poteva sperare se il Palermo avesse avuto lo stesso rendimento del Crotone. A questo punto si sarebbe trovato il Palermo a 4 punti dall'Empoli, e poi l'ultima partita c'è Palermo-Empoli. Sì, sì, ma sì. Quella partita sarà una partita, secondo me, che avrà poca importanza. No, che l'Empoli vincerà occhi chiusi. Ma c'è un pareggio che basterà all'Empoli. Io non credo, io credo che purtroppo ci sono anche la matematica ancora non lo condanna il Crotone, ma purtroppo, mi dispiace, credo che sarà proprio la terza squadra. Antonio Milano, che è il nostro speaker di Stapp Radio, di RDR Radio 1, che cura il Crotone, dice no, speriamo di no, chiaramente, e noi constatiamo dei fatti. Noi speriamo tutti, perché insomma anch'io ho più simpatia per il Crotone. No, che ma per dico lei. Poi, scusa, poi qui io rimango un attimo interdetto, perché l'Empoli non giocava più a pallone da diverso tempo, nel senso che faceva delle partite ignobili, non da Serie A. Improvvisamente nelle ultime 4 partite fa 10 punti, e risuscitato, forse la paura di retrocedere ha fatto sì che giocatori, allenatore e società si ricompattassero, perché quello era il problema, che si erano disgregati e ognuno si vedeva gli affari propri. Probabilmente arrivare a 5 punti dalla terzultima ha fatto sì che questi dell'Empoli si siano svegliati, per carità, non troppo tardi, ma proprio per il rotto della cuffia. Ma è giusto fare 20 squadre in Serie A quando ci sono formazioni? No, troppe sono. Abbiamo già parlato di questo. Sono troppe. Io ritornerei a 16 addirittura. Sì, sì, ma io penso di sì, per fare un campionato più bello e più combattuto, 16, poi mettere magari i play-out per la retrocessione in Serie B. Sarebbe bello quello. Quello come fanno in Germania, che è l'ultima che arriva, cioè la terzultima, che dovrebbe andare in Serie B, fa lo scontro diretto con chi deve venire in Serie A. Certo, dai un altro po' di verve al campionato. È vero, ti dà all'ultima squadra di lottare sempre con il coltello fra i denti qualunque partita, perché sanno che possono arrivare a quel punto. Invece qui no, qui c'è tutta un'altra cosa strana. Due squadre come quello successo l'altro anno al Palermo, che se va in Serie B, una squadra che è stata più anni in Serie A prende un premio, non so di quanti milioni. Non so che cosa hanno combinato. Sono tutti regolamenti, diciamo, detti così al volo, intrecciati, che tu devi entrare in una spirale di logica verbale e scritta per capire come sono stati ideati e composti. Forse qualcosa di più lineare, di più semplice sarebbe stato meglio, no? Sì, ma comunque io sono per il campionato a 16 squadre, sono pure per il io. Campionato che devono giocare. Soprattutto poi quando ci sono delle competizioni internazionali a fine campionato, perché i nostri arrivano sempre spompati alla fine. Ma non solo quello poi, ma poi un'altra assurdità. Allora adesso quest'anno sembra che si giocherà il 23, il 27 di dicembre e il 31 di gennaio, no? Va bene? Sì. E anche la Befana, credo. Però vorrebbero togliere la Befana perché così hanno un mese di ferie a gennaio. Ma perché? Ma che stiamo in Alaska? No, sinceramente. E poi questi sono pagati 4-5 milioni di euro all'anno e gli danno la vacanza un mese perché poverini, se no, se sono stanco... Senti, gira una favola sui giocatori dell'Inter. Io spero che non sia vero, per il rispetto della professionalità del mestiere di calciatore innanzitutto, no? Ma gira una favola che i giocatori dell'Inter potrebbero, e sempre il condizionale d'obbligo, essersi ammutinati, perché non va loro di arrivare sesti e bruciarsi le ferie, perché tu sai che se arrivi sesto devi fare i preliminari a luglio, prendi in ferie non ci vai, non chiudi mai bottega. E questo la dice lunga, se fosse vero. E poi mi dicono che l'atto di coraggio di Pioli, perché non ce la faceva più, che nessuno gli andava più dietro, è quello di aver tolto Icardi. Lui sapeva benissimo che togliendo Icardi sarebbe stato cacciato. Sono, diciamo, due gossip maligni che servono solo a far vendere le copie dei giornali, a far parlare ore e ore, o qualcosa di vero ci potrebbe essere? Che ne pensi? Ma non credo che ragionino in questo modo. Io credo che più al fatto che non andavano più d'accordo con Pioli, evidentemente qualcuno era in disaccordo, tipo giocatori, lo stesso Perisic, che è sempre stato uno dei migliori in campo, uno che ha sempre salvato la baracca dell'Inter, e improvvisamente non ha più giocato titolare, quindi c'è stato qualcosa con l'allenatore. Però tornando a Pioli, era quello che dicevamo qualche settimana fa quando si parlava di papabili
scusate, di papabili allenatori per la Roma. Io ho sempre detto Pioli mi sembra un ottimo allenatore, ma per una stagione, perché la seconda viene sempre cacciato via. Questo quindi, ha bruciato le tappe, perché non volevo fare l'uccello del malacuore. Però stavolta non c'ha avuto due stagioni, nel giro della stessa ha fallito. Ecco, questo ancora prima, quindi nella Lazio ha fatto una stagione, l'hanno mandato via. Ecco, mi dicono... Poi il Bologna uguale, una stagione hanno mandato via. Evidentemente lui alla seconda stagione ha dei problemi. Allora, mi dicono che Umberto e Michela, che sono due signori, uno di Milano, l'altra di Catania, che coordinano le trasmissioni dei club dell'Inter su Stap Radio, mentre per il momento RDA Radio 1 rimane monocolore, poi bisognerà vedere le scelte editoriali da settembre che si faranno. Faremo delle riunioni tecniche e da lì decideremo se anche su RDA Radio 1 si allargheranno alle altre squadre oppure rimarrà solo la Roma con qualche excursus di Serie B. Questo dovremo vedere nelle future programmazioni. Però Umberto e Michela, che coordinano la voce dei club dell'Inter, mi dicono che tutti i tifosi praticamente hanno accettato di buon grado l'esonero di Pioli, ma vogliono a tutti i costi l'uscita di Candreva. Questo giocatore non ha pace dovunque va. Come funziona? È proprio lui? Milano è una piazza difficile, molto molto difficile. Milano sono abituati bene, hanno il palato fine, e vincono, hanno vinto spesso, e però come un giocatore sbaglia due passaggi viene fischiato a Milano. Può essere anche Maldini, quando era Maldini. Sì. Non hanno tutte queste... E come succede del resto in tutte le grandissime società, succede al Real Madrid, succede al Barcellona. Un giocatore che succedeva alla Juventus 2 anni fa, quando le prime partite non faceva altro che perdere, stava a 11 punti dalla Roma. Purtroppo sono ambienti che tutti dipingono come oasi felici, ma non sono oasi felici. No, assolutamente. Si sono felici se tu vinci, se non vinci diventa tremendo giocare. Io penso che se non vinci la scala di Milano, paghi dazio subito o mi sbaglio? Come? Dico, si paga dazio subito, non è si che si paga dazio subito, non fanno sconti a nessuno. Lì i fischi anche nella stessa partita, come vedono una partita che non va per verso giusto, vengono giù i fischi dalla tribuna. Massimo, lì i sentimentalismi eccessivi per Francesco Totti nemmeno sarebbero nati. No, ma che non sono nati per Maldini, figuriamoci, per Maldini ha fatto 20 anni al Milan e ha vinto più lui che Carlo Francia. Quindi voglio dire, Totti è stato un grandissimo campione, un grandissimo giocatore inarrivabile, e credo che a Roma e nel calcio italiano bisognerà aspettare molti anni prima di vedere un altro come Francesco Totti. Però insomma, voglio dire, anche lui da solo non vince, quindi a Roma abbiamo vinto con 25 anni da ci dopo? Vuole la squadra. Allora, prima Vittorio Bellucci ci ha dato un'indiscrezione che bisognerà poi vedere quanto sarà vero o meno. Ci dicono che Emery o Mancini potrebbero essere i successori di Spalletti, ma udite udite, tutti stavamo dando ormai Spalletti all'Inter perché riteniamo che ormai Conte rimanga al Chelsea. Sarebbe da idioti non rimanere dopo aver vinto lo scudetto ed essere portato così in trionfo, per cui quest'anno l'Inter probabilmente Antonio Conte non lo vedrà, salvo sorprese. Affari spenti, Sabatini sembra che abbia già il preaccordo con Pochettino. Pensa un po' che ti dico, Pochettino potrebbe essere il nuovo allenatore dell'Inter, Spalletti il probabile nuovo allenatore del Milan, Montella il probabile nuovo allenatore della Fiorentina, e a Roma sono rimasti in due, Emery e Roberto Mancini. Fosse così, tra i due chi sceglieresti te? Ma premesso che se questo giro che stai facendo tu corrispondesse a realtà, io credo che Montella la piazza più probabile sia Roma piuttosto che Firenze, perché sì, lui è stato sia a Firenze che a Roma, mi pare, no? Sì, da tutte e due le parti, certo. Ecco, io credo che lui verrebbe più volentieri a Roma, però questa è una mia sensazione, e anche perché lui c'è a casa a Roma, è stato 10 anni, è stato l'idolo del pubblico romanista, sa che i tifosi della Roma gli vogliono bene, e dovrebbe superare forse dei problemi ambientali con la presenza ingombrante di Baldini, che è quello con cui lui sembrerebbe abbia avuto delle discussioni quando non gli è stato rinnovato il contratto. Però questo può essere un fatto marginale. Se invece la scelta
fosse tra Mancini ed Emery, io personalmente credo che Mancini sia solo un nome fatto dalla stampa. Mancini non ha nessuna possibilità di poter allenare la Roma. Addirittura? Secondo me può avere lo 0,01%. Perché sei convinto di questo, Massimo? Ma sono convinto per un semplice motivo. Primo, per i suoi trascorsi razziali. Primo, vabbè, che c'è? A Roma, sai che a Roma, Roma ti massacrano subito. Aspetta, però Eriksson e Zeman hanno allenato entrambe le compagini. Eriksson è andato al contrario, è partito da Roma e è andato alla Lazio. E Zema era però un allenatore che piaceva il modo di giocare, quindi anche lì per digerirlo ci abbiamo messo, poi dopo i tifosi da Roma si sono affezionati. Però, ripeto, per Mancini può essere non determinante quello che lui sia stato un ex allenatore della Lazio, giocatore della Lazio. Sì. Ma il problema grande è uno soltanto, che Mancini allena solo squadre di un certo spessore, che spendono milioni e milioni di euro per fare le squadre. Vuole giocatori fatti, non vuole giovani, non vuole giocatori che vedremo quello se sarà improntato sul futuro. Mancini può fare il selezionatore, mette in campo 20, 10, 11 campioni e giocano a pallone. Questo succede, quindi le sue caratteristiche da allenatore sono queste. Come può sposarsi con quella che è la filosofia di Pallotta, che dice dobbiamo valorizzare i giovani? Quindi per me, io, questo, alla luce di quello che ha detto Pallotta e di quello che è Mancini, lo escludo quasi al 100%. Mancini. Quindi Emery dovrebbe trovare la strada spianata. Chi potrebbe essere a questo punto un serio candidato, per il semplice fatto che il Paris Saint-Germain sicuramente lo manderà via, perché una società come quella che spende milioni di euro e arriva seconda e viene eliminata dal Barcellona in quella maniera, 4-0 a casa e 6-1 a Barcellona, più perdi il campionato francese, che cosa gli è rimasto? Quindi lui è probabile che Emery possa andare via. Se a questo ci metti che è molto amico di Monchi, sì, esatto, quindi, bravo. E quindi questo può essere diciamo l'anello di congiunzione, no? Monchi, Emery. Per senti, poi sul rush finale andiamo. Io credo che la Roma sia tra Emery e Montella. Poi sul rush finale andiamo solo su Roma Juventus. Però adesso, mister Pochettino, che molti avvicinavano anche alla Roma, è pronto per il campionato italiano, perché un conto è giocare in Spagna col Siviglia, pure se hai Monchi, e fare risultati a dir poco strabilianti, no, per essere il Siviglia, ma in Italia è tutta un'altra realtà, oltre che a pallone durante le partite si gioca a scacchi, quindi c'è poco per la tecnica, poco per lo spettacolo, si pensa prima a non prenderle. Pochettino è tutto meno che quello. No, ma Pochettino poi mi pare il Tottenham allenava, no? Sì, sì, sì. Il Tottenham quindi ha fatto un ottimo campionato, è arrivato dietro una grande squadra come il Chelsea, quindi in Inghilterra, dove ci sono 6 o 7 squadre di un certo spessore, arrivare secondo è un ottimo risultato, perché lì ci sono veramente tante squadre che possono potenzialmente... Ma in Inghilterra, allora in Spagna sì, in Inghilterra sì, io ho qualche perplessità in Italia però. Ecco, in Italia io ho una perplessità proprio per tutti, ma la stessa perplessità che nutro per Emery, cioè venire in Italia al campionato italiano un allenatore straniero non è semplice se non conosce il calcio italiano, e quindi diventa problematico, specialmente poi in piazze come Roma e come Milano, cioè dove al primo sbaglio ti massacrano, ti fanno nero. Capito? La stampa ti massacra, guarda quello che stanno facendo a Spalletti, che con tutto il bene, ma proprio in tutta amicizia, più che amicizia, con affetto, ha svarbolato proprio Spalletti. Spalletti ormai non è più in grado di gestire l'ambiente Roma, perché lui ormai è una lotta contro tutti, però ha fatto il gioco dei giornalisti. I giornalisti, anche nell'ultimo articolo che hanno fatto a 9 colonne, dopo il sold out della partita Roma-Genoa, l'articolo di Guardiani, Totti ha vinto ancora. Cioè, ma che articoli sono? No, vabbè, ma rientra nella scarsa... Già che te comprano il Corriere dello Sport. Sì, ma rientra in una specie di lotta tra giornalisti che non fa il bene di nessuno, perché a scuola di giornalismo a noi hanno insegnato altre cose che questi sterili articoli o queste sterili interviste e dichiarazioni. Allora, ricordo nel frattempo che poi alle ore 18 per quanto riguarda la Serie B ci sarà Trapani-Cesena, ma per quanto riguarda la Serie A ci sarà Fiorentina-Lazio. Due secondi al volo li gettiamo anche su Fiorentina-Lazio, diciamo che se le squadre sono quelle che abbiamo visto...
la Lazio potrebbe vincere di misura a Firenze, oppure un pareggio molto utile per risparmiare le forze poi per la finale di Coppa Italia di mercoledì. Sì, diciamo che dall'andamento del campionato in questo ultimo periodo, tra l'altro poi la Lazio a Firenze vince spesso, il pronostico dovrebbe essere a favore della Lazio, ma io credo che Inzaghi farà molto turnover, perché a questo punto l'Europa ormai è conquistata. Avevano una pallida, una labile speranza di poter agganciare il terzo posto, ma credo che pure quella sia finita ormai, perché... No, è finita il terzo posto. Ormai penso 8 punti dalla Roma, che ha messo che la Roma possa arrivare a terza perché il Napoli gli passa sopra, io credo che loro non arriverebbero mai. No, però il quarto posto è un buon risultato per loro, Il quarto posto ce l'hanno già, no? Quarto posto. Sì, però dico, rispetto alle aspettative della partenza... hanno fatto di più del dovuto. Sì, no, ma questo sì, quello che volevo dire io è che loro, non avendo più una nemmeno la speranza, la piccola speranza di poter arrivare terzi, che gli permetteva di fare i preliminari di Champions, a questo punto sono proiettati nella finale di Coppa Italia con la Juventus, che avranno mercoledì. Oh. Io credo che loro e faranno entriamo, molto e qui entriamo dalla porta principale. Allora, abbiamo detto che la Juventus mercoledì avrà la finale di Coppa Italia con la Lazio. Quindi domani sera con la Roma risparmierà le forze, giocherà per un pareggio stiracchiato, o come diciamo tutti, non è nel DNA di questa Juventus pareggiare. Si viene a Roma, si vince con la Roma, mercoledì si ritorna a Roma per giocare la Coppa Italia, si vince con la Lazio. Ma io credo che loro la partita la giocheranno come sono soliti giocarla. Sta alla Roma, secondo me, metterli in condizioni di farli pensare un po' e dire beh, vabbè, lo sai che c'è, che anche se perdiamo non è un problema, tanto basta vincere col Crotone, voi capisci? Quindi voglio dire, non è che se la Roma vince ha riaperto la lotta per lo scudetto, perché quella assolutamente 3 punti, no, però è la lotta, è la lotta per blindare il secondo posto, perché secondo me Torino-Napoli, è vero che prima Bellucci ha detto, dice ragazzi, in trasferta il Napoli ogni tanto stecca. Però... ma non è questo Torino, tra l'altro gli manca l'allenatore in panchina, Mihalovic è uno che in panchina incide, primo, e secondo poi gli manca anche Acqua, che diciamo in questo momento è quello che regge il centrocampo, e poi io l'ho visto a Torino, lascia perdere la partita con la Juventus, che hanno messo una serie di riserve, se ne sono un po', hanno preso un po' sotto gamba la Juventus secondo me, ma Torino è una squadra che negli ultimi tempi, le partite che ho visto, fa ridere, l'ho vista io giocare, specialmente a casa, cioè una difesa improponibile. Cioè, poi del calcio succede tutto, sai, sì, ci può essere il Belotti che vuol vincere la classifica cannonieri, insomma ci può essere qualche motivazione, ci può essere pure che il Napoli, come dice Vittorio, ogni tanto in trasferta diciamo inciampa, no? Come sì, anche perché io ritengo che se andasse invece totalmente negativo, facciamo i dovuti scongiuri, no? Quindi il Napoli potesse vincere di misura a Torino e noi perdere di misura contro la Juventus, io ho paura che poi il Napoli non lo riprendiamo più. Ma dopo non lo riprende più, perché il Napoli le vince tutte le partite, il Napoli non ha problemi a vincere, questa partita è fondamentale per la Roma e non basta il pareggio basterebbe se il Napoli non vincesse. Però noi abbiamo il vantaggio di giocare la sera. Sì, questo vantaggio o svantaggio? Tu già sei il risultato, ma non è che per quello ti può essere un vantaggio solo se Napoli non ha vinto, perché a quel punto giochi in maniera forse un po' più rilassata. Giusto, io se il Napoli avesse perso Roma, l'unico modo, come ho detto già ieri, per poter sperare di vincere la partita con la Juventus è se te la metti sul piano della grinta. Sul piano della grinta devi passare a tutto campo. Sì, come dicevamo ieri pomeriggio, devi partire subito a testa bassa, perché nei primi minuti carburano con lentezza, quindi se tu li prendi nei primi minuti, poi dopo devono risalire la china. Uno li fai giocare, allora soffrono anche loro, ma tu devi avere la capacità di pressare per, non dico per 90 minuti, ma almeno per 70. E non è facile a questo punto della stagione. Tu te la ricordi la partita dell'altro anno con la Juventus a Roma? È vero che la Juventus non era ha perso anche con altre squadre più deboli della Roma, ma la Roma ha giocato 70 minuti ad altissimo livello, poteva fare la Juventus quella partita alla Roma. È vero. Perché l'ha aggredita su tutti i portatori di palla. Ora il vantaggio, noi è vero che ci abbiamo delle assenze, ma anche loro hanno due assenze pesanti in mezzo al campo. Una è Ghedira, che secondo me è fondamentale per questa squadra, proprio il metronomo è quello che è più di Pjanic. Sì. L'altro è Marchisio, che si è fatto male, quindi tutte e due mancano. È vero che ci hanno altri sostituti, ma insomma Sturaro e Rincon mi sembrano due onesti lavoratori del pallone, non mi sembrano due fini dicitori, insomma.
No, assolutamente. Oh, Vittorio Bellucci manda i saluti a Massimo Penso ed è concorde con lui per quanto riguarda il giudizio su Roma-Juventus e ci manda a dire anche che il Frosinone ha perso, ma ha perso pure per sfortuna perché un minuto prima poteva andare in vantaggio. Poteva andare in vantaggio il Frosinone e quindi chiudere la partita. Il tiro, se non ho capito male, è andato fuori. Nell'azione di rimessa ha segnato il Benevento. Più iella di questa, porca miseria. Io intanto saluto Vittorio e spero di sentirlo la prossima volta. E del Frosinone stavo vedendo io uno spezzone di partita quando poi ci siamo sentiti al telefono e non so se è quello che si riferisce Vittorio, però io ho visto altre due azioni sempre sull'1-1 del portiere, due belle parate del portiere del Sì, sì, Benevento, sì, sì. insomma due potenziali. Oh, e qua Manuela Faustini mi dice che agli inizi della partita, agli inizi, cioè che era nel decimo secolo, vabbè, insomma, ai primi minuti della partita, poteva essere sanzionato un calcio di rigore in favore del Frosinone. Chiaramente a Benevento non si fischia. Questo mi Vabbè, dai, è stato. purtroppo Vabbè, questo succede, il calcio è questo, c'è sudditanza psicologica in quel campo, mi stanno no? dicendo. Vabbè, poi è tutto da vedere, dovremmo vedere più dettagliatamente perché è chiaro che non possiamo fiatare senza una minima ombra di prova, no? Però, Certo, minima ombra di poi prova. tanto si sa, il calcio è fatto Ma di episodi. scusami un attimo, ma a proposito di minima ombra di prova, ma a qua è entrato pulito sul pallone, è vero che poi il piede sinistro non se lo poteva segare, se lo poteva tagliare, no? Di chi stai parlando? Di Acqua Ah, del sì, no, Torino, ma no? qua ha preso il pallone. Ho capito. Allora, Assolutamente cartellino rosso, stavolta. giudice sportivo, hai la prova televisiva che è chiarissima, no? Pure che referto arbitrale è negativo, tu non lo dovresti squalificare il giocatore. Lo so, ma loro chiedono le prove televisive quando gli fa comodo. Ma adesso è venuto quel fenomeno di Pecoraro, che è il capo del procuratore federale, che questo è un fenomeno, amico di Lotito. E questo tutti me lo posso, Sì, perché è stato non l'unico mi. che ha difeso Certo, ma. Lotito quando ha avuto il problema con gli irriducibili. Per carità, però non è che essere amico di Pecoraro è un No, reato, ma no? che fatto Dai. sta che insomma 2 più 2, poi improvvisamente questo è diventato procuratore federale. E io torno a ripetere, per me il capo il presidente della federazione è Lotito, almeno non è di nomina, L'esponente. ma Allora, probabilmente sì. vediamo di trovare una situazione leggermente più diplomatica. L'esponente di spicco della federazione è Claudio Lotito e il presidente De Vecchio segue diciamo, le sue larghe direttive sulla gestione della federazione. Cioè, se Lotito esprime un'idea, De Vecchio magari la prende, la fa proprio al 100% o al 70%. Così abbiamo già focalizzato. Esatto, così va bene. Allora io voglio fare una domanda, no? Voglio fare una Sì. domanda, perché dopo qui non si tratta più di pensarci male. Allora, lui giustamente che cosa ha fatto il signor Pecoraro? Ha squalificato 2 giornate strop, ma perché il regolamento prevede che se uno simula un calcio di rigore che non viene toccato e Sì. viene assegnato il calcio di rigore e determina un vantaggio per la sua squadra di appartenenza, lui ha fatto una chiarissima simulazione che ha procurato un danno all'altra squadra e quindi il regolamento calcistico prevede 2 giornate di Perfetto, squalifica. e ci siamo. Bene. Perfetto, adesso mi deve spiegare perché il signor Pecoraro non ha fatto la stessa prova televisiva per Wallace contro il Bologna al 94esimo, un rigore che ha fatto vincere la Lazio e Wallace non è stato toccato. È Forse vero. molti non lo sanno, ma se vogliono gli mettete una fotografia su Facebook, c'è 10 centimetri tra i due piedi. Capito? Quindi lì non è stata fatta la prova televisiva. Il signor Pecoraro, appena arrivato, che cosa ha fatto? Ha fatto la prova televisiva per simulazione del strotto, ma perché gli aveva tirato l'acqua in faccia a quello e quello l'aveva tirato per il collo. Poi è stata tolta la squalifica. Cioè, È qualcuno chiaro che la comincia a seconda pensare male. Quando volta. tu dici, allora, Pecoraro è quello che difendeva Lotito, quindi sono conoscenti, si conoscono. Poi Pecoraro improvvisamente diventa procuratore del calcio italiano. Lotito sta sempre nelle decisioni, è lui che dice io ho fatto prendere i diritti Perdonami, televisivi, ma. ho messo d'accordo tu, io Perdonami, ho però fatto qua. Cioè, quindi a scusa, seguire che Lotito è Massimo. Deus ex machina del calcio italiano, Massimo, perché però quello che dice. Lotito è un componente della federazione, è innegabile questo, no? Esatto, però ha ampi poteri, ampi poteri. Ah, Oh, più che prima ampi volta che un poteri, aspetta. consigliere è andato in panchina nazionale, si è messo la tuta e Sì, lui si è ce lo presentato a commerciale. ricordiamo. Diciamo che ha un vasto raggio di influenza, vastissimo raggio di influenza sul presidente De Vecchio, almeno questo appare a noi.
Bravo, e allora quando gli intercettano le telefonate con il direttore sportivo Pane che gli diceva qui il Carpi e il coso non si riesce, devono venire perché sennò i diritti televisivi te pare a te che fanno venire squadre che vengono in Serie A, squadre che hanno 2000 spettatori? Alla fine che cosa ha fatto la federazione? Ha punito Pane perché gli aveva registrato la telefonata. Pensa a te. Ma di che parlava? Ma parlava davvero, che avevo orecchi giardato. Cioè, ma non mica venivo dal Catanga. Oh. Con tutto il rispetto per il Catanga, poi. Poi non sono perseguibili, perché non c'è niente, nessun reato. No, non, se non c'è configurazione di reato non si possono perseguire le persone. Perfetto, non sono perseguibili, però il dubbio che Lotito sia una persona importante del calcio italiano, insomma, te viene, eh? Sì, noi tutti abbiamo questa sensazione, per carità. Per cui, poi quando fatti anche calcistici danno ragione a lui, guarda la Lazio al quarto posto con giocatori a parte 2-3, tutti gli altri sono di media qualità, insomma, però... Ma tu guarda il discorso di Acqua, no? Quello ha preso il pallone. 2 anni fa Lloris è rientrato con la stessa forza di quello su Salah, gli ha rotto una caviglia, è stato 2 mesi senza giocare, non è stato solo ammonito. Sì, me lo ricordo benissimo. E allora, ma che vuol dire questo? Che vuol dire? Che gli arbitri ci vedono poco? Scusa, vuol dire 2 pesi e 2 misure? Ecco, no, anzi 3 pesi e 2 misure, perché lì quello era da espulsione immediata. Sì. Ecco, e quindi invece no, è stato solo ammonito, e Salah è andato a casa, è stato 2 mesi senza giocare. E ricordiamo l'avvenimento, è vero. E allora l'unico invece qua, quando incontra la Roma tira fuori il veleno, mi stanno evidenziando di ricordare anche il fatto di Muntari che, chiedendo di applicare il regolamento all'arbitro per insulti di origine razzista, ha abbandonato volontariamente il campo e non l'avrebbe potuto fare. Il giudice sportivo gli ha dato pure una giornata di squalifica, poi tolta e riabilitato. Esatto, quindi... perché queste sono le... perché non c'è... io credo che sì. I problemi si potrebbero risolvere solo se la federazione fosse autonoma, come gli arbitri autonomi e non dipendessero dalla federazione. Cioè, ci fosse una categoria di arbitri che non viene finanziata, stipendiata e foraggiata dalla federazione o dagli sponsor della federazione, va bene? Perché è chiaro che poi non andrai mai contro lo sponsor, ma è normale quello. Ecco, allora, siccome ci sono degli sponsor che mi sembrerebbe, ma insomma, vabbè, senza fare nome, anche se sia anche la Juventus, come sponsor della federazione, e quindi voglio dire, tu non puoi essere sereno quando arbitri, quantomeno un condizionamento psicologico lo puoi avere, no? Ma non perché arbitri in malafede, perché probabilmente inconsciamente la tua testa ti dice: oh, qui devo stare attento, non mi posso permettere di sbagliare contro la Juventus, e a quel punto sbagli, che cosa fai? Fai più danno che altro, perché tu fai passare la Juventus come una squadra che ruba gli scudetti, invece non è vero, perché la Juventus rivince perché è la più forte. Sì. È la più forte, però nella mente nostra che cosa rimane? Hai visto che non la rigore non c'era, hai visto che non ha dato il gol non c'era. E perché? Perché purtroppo gli arbitri sbagliano con tutti, a favore e contro tutti. Certo. Però purtroppo quando c'è di mezzo la Juventus sbagliano sempre nelle partite che contano. Massimo, entriamo negli ultimi 4 minuti e 40 secondi, è Roma-Juventus, adesso solo Roma. Juventus a centrocampo, se poi passerà la storia che Mandzukic resterà in panchina, perché questa è la novità, non si giocherà a 3 punte ma Mandzukic in panchina e Sturaro dal primo minuto insieme con Rincon e Pjanic. Questo centrocampo della Juventus ti convince, anche se in versione tra virgolette sperimentale potrà essere superiore al nostro, o il nostro pure senza Strootman andrà bene? Beh, un centrocampo sicuramente muscolare, come dicevamo prima, che non sono dei fini dicitori del calcio, Rincon e Sturaro, sono 2 onesti lavoratori, 2 che corrono e 2 che picchiano come Fabbri. Ora io mi auguro che il signor Banti, che solitamente è un arbitro che fa giocare e fa arbitra all'inglese, ammonisca i giocatori che commettono dei falli volontari. Io spero, ripeto, che anche la Roma metta in campo la grinta e l'agonismo, specialmente, che ne so, Nainggolan col suo amico Pjanic. Sì, dico, ma tu pensi che questi 2 giocatori della Juventus potranno essere molto fallosi? Ma questi sono per natura fallosi.
Questi nel loro gioco sono dei giocatori fallosi, non sono Diciamo giocatori solo tecnici. dei mastini, ecco, chiamati. Sono due che mordono le caviglie, due che lottano su tutti i palloni e che godono dell'immunità di giocare nella Juventus. Falli che fanno loro. Io ho visto delle partite, Sturaro ha giocato, ha fatto 7 falli prima di essere stato ammonito. Eh sì, perché ha la maglia bianconera, se ce Capisci? l'aveva Quindi dell'altra questo. squadra non li faceva, non li Esatto, questo è il avrebbe potuti condizionamento che ti mettere. dicevo prima. Allora, guarda, allora, eccolo qui, proiezione di Roma-Juventus, la Juventus con Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Benatia ed Asamoah, Rincon, Pjanic, Cuadrado, attenzione, Sturaro, Dybala e Higuain. La Roma dovrebbe rispondere con Szczęsny, Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson, Nainggolan, De Rossi, Paredes, Perotti, Salah ed El Shaarawy. La Roma è praticamente obbligata a mettere questa formazione. La Juventus c'è questa novità che forse Mandzukic dovrebbe entrare solo se la partita si mettesse male. Poi magari Allegri lo sai com'è fatto, dice questo, poi alla fine tu ti trovi Mandzukic dal primo minuto. Anche perché sul rovescio della moneta, giocare subito con 3 punte e magari secondo loro fare uno o due gol uno dietro l'altro, significa addormentare la partita. Ma la Juventus, credo che qualunque formazione metta, è sempre una squadra pericolosa, una squadra che può segnare sempre in qualsiasi momento. Poi c'è di bello per loro, fortunatamente, che non prendono gol nemmeno se tiri il pallone con le mani. Quindi questi sono imperforabili. Quindi è una partita bruttissima e difficilissima. Ripeto, la Roma per me deve mettere in campo la grinta giusta per poter mettere la partita su un certo piano, fargli capire che siete a Roma e che non siete venuti a festeggiare a Roma, e se festeggiate va, dovete sudare e dovete mettere a rischio anche qualche eventuale infortunio, perché questo può succedere quando c'è tanta grinta in mezzo al campo, no? Sì, Quindi a questo questo sì, punto certo. quello la Roma deve far sentire. E poi, tornando alla formazione, io torno sempre a ripetere che non sono convinto che giochino, che gioca Nainggolan, sì, ma che giochi anche Perotti non sono convinto. Io credo più che Juan Jesus e Emerson a destra. Allora, vediamo un attimo che cosa c'è. Chiaramente siamo ancora in campo ipotetico perché l'elenco ufficiale non ci è stato dato. Giustamente si gioca domani sera. Per quanto riguarda i ballottaggi romanisti, non hai tutti i torti perché allora adesso ti dico subito, ci sono due tipi di ballottaggi. Il primo è tra Nainggolan e Grenier. Allora, si era partiti con un 80-20, cioè quindi Nainggolan giocava praticamente al 100%, no? Adesso il ballottaggio mi dicono che è sceso da 65% Nainggolan, 45% Grenier. Quindi se non giocasse Nainggolan, giocherà Grenier. Per quanto riguarda invece Perotti, qui cominciamo veramente ad essere un po' strani, perché il ballottaggio non è tra Perotti e magari, che ne so, Totti, mo per modo di dire, lo stesso Grenier, Sharawi. Gerson, no, Shaarawy sarà titolare. Ma se non giocherà Perotti, occhio, orecchio, anzi, perché siamo al telefono, giocherà quasi sicuramente Bruno Perez. Oddio. Io rimango senza parole. Oddio, speriamo di no. Allora, potrebbe però significare che tu metti Bruno Perez sulla linea dei cosiddetti terzini e porti Emerson come cursore di fascia sinistra. Non mi Cioè, piace a me la non... formazione con 3-5-2, con Emerson e Perez alti. A me piace più una formazione Rudiger, con Manolas, 4 Fazio, difensori. Emerson, giustamente. Ecco, a me piace la formazione più con i 3 centrali, se proprio la devi fare, mi sta bene i 3 centrali, ma Emerson sostituito da Juan Jesus e Emerson dalla parte destra. Anche perché se no, se mancasse Perotti sarà no, El Shaarawy mi dicono sarà il centrale dell'attacco, un attacco un po' leggerino a quel punto, eh. Ma poi più che l'attacco centrale, questi che fanno le formazioni evidentemente si sono dimenticati che lo scorso anno la Roma non giocava Dzeko, era Perotti quello che faceva il finto 9, quindi Sciarabi ha sempre giocato sulla sinistra e continuerà a giocare sulla sinistra, non il finto 3 centravanti. Se vogliamo fare le formazioni e metterle sopra
sopra uno schermo e fare il gioco delle figurine va bene tutto, ma se invece vogliamo andare per logica, a meno che poi non viene Spalletti se fa una delle sue invenzioni che quest'anno non gli sono andate molto bene e lo mette centravanti, ma secondo me se gioca Perotti e Sciaravi gioca sulla fascia sinistra e Perotti giocherà ma senza Perotti chi lo fa con Nainggolan. Senza Perotti chi lo farà il falso 9? Senza Perotti si può giocare, come ho detto prima, giocando con Escià, a quel punto può giocare Sciaravi centravanti, perché se non gioca Perotti è chiaro, il punto di riferimento in attacco è il egiziano, certo. E certo, a quel punto puoi giocare con Nainggolan dietro Salah e ci scrive Olga da Piazza Re di Roma in questo preciso istante. Grazie Olga, è sempre una favola sentire Massimo Penso che ne ha per tutti e fa bene a dirle le cose e tu fai male a stopparlo. Olga, siamo parenti, Olga. Olga, allora io non stoppo nessuno, non mi piaceva nemmeno giocare a stopper da giovane, pensa un po', però come presentatore e moderatore ogni tanto qualche idrante lo devo aprire. Non è detto, perché se io apro l'idrante su un pensiero di Massimo o di Gloria, per capirci al volo, o di altre persone che vanno di punta su un argomento, io sia dissenziente da quelle idee. Questo deve essere chiaro un po', un attimo, a tutti coloro che ci seguono. Io non sono né convergente né dissenziente dalle opinioni che si esprimono, però se noto che devo far rientrare nei margini, come nel ruolo di presentatore, attenzione, è chiaro che tento, come posso dire, di limare, di arrotondare e via discorrendo. Però può darsi che il mio pensiero invece sia al 100% con quello che sta esprimendo Massimo Penso su certe cose, su certe altre magari no. Però su tanti argomenti io e Massimo la vediamo nella stessa identica maniera. Ma nel mio ruolo, questo era anche la querella tante volte con Gloria Vaida, simpaticissima, però a volte faceva sudare freddo, perché quando ci si metteva, e aveva ragione a mettercisi così fino in fondo con l'anima, a volte magari c'è quel tenue confine da dover far rispettare, no? È un ruolo anche antipatico da parte nostra, però mi rendo conto che se facciamo l'intrattenimento dobbiamo sempre essere vigili. Questo però, cara Olga, non vuol dire che io sia dissenziente dalle idee e dalle manifestazioni di pensiero, visto che ce l'ho in diretta, di Massimo Penso. Per quanto riguarda la Roma, sono romanista dalla testa ai piedi, ma per domani sera è già prevista la vittoria di quegli, vabbè, lasciamo perdere gli aggettivi qualificativi, potete mettere il brano "Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante. Olga, grazie, e un simpaticissimo saluto a Massimo Penso. Vediamo di no, Olga, ti saluto affettuosamente, ma speriamo che si faccia il miracolo, perché insomma è fondamentale arrivare. Io "Era già tutto previsto" di Cocciante lo mettevo tanti anni fa in radio, è vero, ha ragione. Allora, questa è una signora che mi segue da diverso tempo, perché mi ha scritto pure una certa scaletta musicale che io mettevo a Radio Chanoir, ma pensa te, cioè tante volte vedi quanto è piccolo il mondo, però io non vorrei metterlo, magari metaforicamente "Era già tutto previsto" di Cocciante, perché sennò a sto punto abbiamo perso la fantasia, la voglia, no? Certo, no, ma io diciamo che anche un margine di fiducia mi rimane sempre. Porca miseria, se no per davvero siamo a Caporetto, no? Non posso pensare che la Roma perda, però se faccio un'analisi obiettiva da persona non tifosa, devo dire che al momento non c'è partita tra Juventus e Roma. Luciano da Torpignattara: metti, era tutto previsto, perché non lo devi mettere? È previsto che domani sera vinca la Juventus, passi il Napoli al secondo, così sarà contentezza di quei, non posso esprimere che cosa ha scritto, avere la Roma al terzo posto. Io spero che ti sbagli, No, ma io soprattutto te Massimo, l'ascoltatore, no, chiaramente hanno fatto sold out con la partita del Genoa, perché si presume, si prevede che Totti, per Totti sia l'ultima partita. Ma se, come dicevamo prima, il Genova rischia, per quanto riguarda lui, però se il Genova rischia di entrare nelle sabbie mobili per la retrocessione. No, il problema è un altro, che se la Roma vince con la Juventus, va bene, oppure il Napoli pareggia, la Roma pareggia, che succede? Che la Roma non è che col Genova gliela regala la partita, perché ha bisogno di vincerle tutte. Certo, due, sì, comunque, sì. Come no? Con il Genova. Ma questi sono sicuri che se la partita con il Genova la Roma la deve vincere a tutti i costi, Totti gioca?
Difatti. Allora, riesco un attimo fuori dal seminato. Eccola qua. Classifica di Serie B: Spal 75, Verona 73, Frosinone 71. E questi sono i primi tre posti. Cittadella quarto a 63 punti, meno 8. Questo significa che il Frosinone, se il campionato finisse oggi, va a disputare i playoff per venire in Serie A. Però mancano due partite prima di fasciarsi la testa. Aspettiamo. È chiaro poi che se il Frosinone va in caduta libera, è normale che il playoff finisce lì. Quindi Frosinone, Cittadella, Perugia, Benevento, Frosinone, Cittadella, Perugia, Benevento e qualcun altro, perché non ho la classifica fino in fondo, dovrebbero disputarsi un posto nei playoff per venire in Serie A. Spal e Verona hanno quasi un piede in Serie A. Questi sono stati gli ultimi verdetti della Serie B. Torniamo a noi. Partita ricca di gol domani sera? No, devo dire, non lo so, a me basterebbe anche 1-0, devo dire la verità, ma la Juventus è una squadra pericolosa in tutti i reparti, è una squadra fortissima. Io non posso esprimere un giudizio su una squadra che ritengo in questo momento la più forte squadra d'Europa. Oh, ma quindi mi stai dicendo, lo dico a denti stretti, perché per dirlo della Juventus, è una squadra che, diciamo, sportivamente è quella che odio di più, ma io parlo di sempre dal punto di vista sportivo. Sì, sì, certamente. E quindi come posso non vedere, non rendermi conto che la Juventus è veramente, allora, un tritacarne? Vediamo di capire. Allora, l'osservatore Massimo Penso è scettico, spera nel miracolo, però capisce qual è la forza della Juventus. Il cuore del tifoso Massimo che dice invece? Il cuore del tifoso Massimo è che 4 pizza alla Juve li mandiamo a casa? No, magari. 2-0, uno al primo, uno al secondo, gli diamo un sacco le botte e finisce là. Questo però è il sogno. Il tifoso da strada, il tifoso da bar, il tifoso da stadio, che quando andava allo stadio si dimenticava che aveva anche i familiari, quindi voglio dire, questo è finito. Sì, però quel tempo, io ormai ho un'età venerabile. Vabbè, venerabile, dai, sembra che hai 90 anni. Non posso più ragionare in questa maniera, no. Eppur il mio tipo, il mio amore per questa città e questa squadra è una cosa che nessuno mi cancellerà mai. Insomma. Vero, 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 questo sta nel DNA di ognuno di noi, no? Certo. Allora Massimo, è stata una bella chiacchierata di sabato pomeriggio, abbiamo toccato numerosi argomenti anche più seri del mondo del calcio, perché il mondo del calcio lo dobbiamo vivere anche benevolmente, no? Giustamente. E questo così andrebbe vissuto da tutti, ma non è più così purtroppo. Allora noi ci lasciamo, ci risentiamo venerdì prossimo, non lo diciamo a nessuno, ma domani sera... quattro schiaffoni calcistici, chiaramente alla Juventus non mi dispiacerebbe, poi con la Lazio possono fare quello che vogliono, intanto io penso alla mia Roma, che la Roma possa battere la Juventus, è una speranza. Se poi Roma come città domani sera e mercoledì sera desse una lezione a Madama Juventus, mica è male, ogni tanto Roma risorge dalle proprie ceneri, no? Roma come città. Diciamo domenica va, poi mercoledì. Mercoledì poi se la vedono gli altri, mercoledì se la vede la Lazio come vuol fare. Io se potessero perdere tutte e due, farei perdere tutte e due, ma siccome devo scegliere, lascio immaginare. Questo qua, capito? Giustamente è una scelta difficile, però insomma. Però se perdesse sia domani sera e poi mercoledì, se perdesse ancora di più, magari così arrivano più concentrati alla Coppa dei Campioni, chissà. Chi lo sa, chi perché lo sa. Con Real Madrid non è che la vedo così, già la Coppa Italia, capito? Con Real Madrid non la vedo così magari. Liscia, poi. Con Real Madrid se fanno una passeggiata si arrivano in questo stato di forma. Dici? Se arrivano in questo stato di forma il Real Madrid non va da nessuna parte. Il Real Madrid è stato aiutato sfacciatamente per arrivare in finale. È stato fregato il Bayern Monaco, defraudato. Ma gli hanno fatto un furto, una rapina a mano armata al Bayern di Monaco, quindi voglio dire, se no il Real Madrid era mover uscito. Per cui non diciamo, lo stesso discorso che hanno fatto con l'Atletico Madrid, all'andata ha fatto il primo gol, Ronaldo è un fuorigioco. Sì, è vero. Speriamo che non ci siano. Il Bayern ha fatti due in fuorigioco. Allora la speranza è speriamo che a Cardiff. Sportivi, sì. È una lotta molto dura. Capito, però speriamo che a Cardiff non ci siano irregolarità, ma vinca la formazione più forte. Le squadre che per antonomasia sono quelle che, a detta dei tifosi opposti, sono quelle che rubano di più, eh.
È vero, è vero, è vero. Ti Massimo, un voglio dire, saluto. Real Madrid in Spagna è come Juventus in Italia. Allora, ti giungono i saluti dal direttore di Stapparadio Stefano Tini. Con me sta in diretta, quindi sono diretti i saluti poi tra un po'. I saluti da Giuseppe Ruggeri di Niceto, Radio Web TV di San Pier Niceto di Messina e da Don Vito Santonocito che è di Radio 7 Folk Sud di Reggio Calabria. Per Forza quanto. Crotone, se è del Crotone, speriamo No, che il no, è un Crotone tifo. possa Allora, oltre Antonio fare sto Milano, miracolo, ma. anche Vito è un tifosissimo del Crotone e chiaramente spera con tutto il suo cuore, ma con un immenso sorriso, che tu abbia torto e che scenda l'Empoli. Perché dice: Ma guarda, io me lo auguro, non è che sto per carità, no, però no, se no, devo però fare questo obiettivo con la Juventus, devo Vito sta essere obiettivo scrivendo col in questo Crotone. Sono istante. due miracoli che devo fare, Certo, sia la Roma che il Crotone. Vito sta scrivendo in questo istante: se una delle due squadre c'è che merita di andare in Serie B, quella è l'Empoli, che non ha giocato più a pallone da 9 partite. È E non vero, è vero. Il Crotone nelle dice, ultime partite ha fatto delle la bellissime Serie A, imprese. e la Serie A non si Mi affronta in dispiace che si è svegliato tardi il Crotone. sì, e la Serie A non si affronta con questo stato d'animo. È E vero, ha poi un ragione. saluto particolare anche a Messina, perché so che Messina è una città dove ci sono molti romanisti. È vero, è vero. E poi i colori sono gli stessi, giallorossi, Esatto, eh? sono gli stessi, beh, i colori della Sicilia sono gialli e rossi, Sì, per sì, sì. cui ecco perché amo la Sicilia. Comunque, vedi tante volte le web radio, perché con l'FM noi cercavamo migliaia di watt pur di toccare zone, tutta Roma. Per coprire Roma all'epoca ci volevano 10.000 watt, cioè qualcosa di spaventoso. Oggi con la web radio, grazie a internet, noi arriviamo a San Pier Niceto, arriviamo al centro di Trapani dove abbiamo un piccolo centro di ascolto, magari arriviamo anche vicino Verona, se non vado errato, Albenga. Albenga dovrebbe essere Albenga provincia. e Liguria. Lo E Liguria, allora ho sbagliato tutto io, dovrà essere un'altra località. so perché ci ha fatto il militare mio fratello, Albenga. Allora, vicino Verona, vicino all'aeroporto di Villafranca c'è una località, adesso non ricordo il nome, ci ascoltano anche da là. E poi vicino tra il Piemonte e la Liguria abbiamo Radio Scia di Roberta Ila DJ, che ci segue e, quando ritiene opportuno, rimanda anche le nostre trasmissioni. Per cui diciamo che siamo sullo stivale, va, mettiamola così. Beh, ma internet va in tutto il mondo, non è che Un non è il saluto da problema delle Marco. frequenze dell'FM. Internet, se vogliono, si collegano da tutto il Certo, un mondo. saluto da Marco Puzzolo, vice direttore di Audio Radio Friuli Venezia Giulia Nord-Est. Lo vorrei avere io nel mio staff, Massimo Penso. Qui sono tutti mosci e non dicono assolutamente a. Vabbè. È Udine, bella città Udine, ci sono stato, mi piace. Si vive bene, almeno quando ci sono stato io mi sembrava una città Sì, un'oasi beh, felice. Ma le cose cambiano, insomma. rispetto a una metropoli come Roma si sta più tranquilli, dai. Sono stato lì una settimana, tanti anni fa. Massimo, io ti E un mando. saluto anche, scusa se interrompo, se no mi dimentico, a Prego. Stefano che saluto affettuosamente. Sì, è che noi, dico, adesso lo dico pure in diretta, pure io e Massimo, ma non solo io e Massimo, lo aspettiamo in maniera più continuata dietro il microfono di Stapp Radio, mi raccomando, per E ci cui. mancherebbe, ci manca Oh, ci soprattutto. manca anche perché lui per Stapp Radio è la voce del padrone, Certo, eh? Noi certo. tentiamo di supplire alla sua mancanza. Poi, ma ci sono tante missive che dicono: ma che fine ha fatto Stefano? Stefano è impegnato in altre situazioni professionali, per cui è chiaro che il suo tempo adesso è ridotto al lumicino. Però io spero che possa ritrovare una cornice idonea ed adeguata per ritrasmettere su Stapp Radio, che insieme con RDR Radio e tutte le altre hanno formato un consorzio radiofonico per cercare, sai com'è, di aumentare gli ascolti, che non è male. Oggi come oggi, poi, e con questo poi chiudiamo e usciamo fuori dal calcio, Spreaker, questa piattaforma, ha rimesso di nuovo, ha reinserito gli ascolti parziali e gli ascolti totali. Cosa vuol dire? Prendo ad esempio Massimo Penso. Posso, Massimo? Come no, sto qui. Allora, 2 settimane fa, Massimo Penso, nella puntata del Pre-Derby, ha avuto 201 ascolti. Ok, ci siamo fino a qui, perfetto. Vuol dire che 201 persone in più giornate, chiaramente, magari tutte in diretta avremmo fatto bingo, hanno ascoltato quello che ha detto Massimo Penso prima del derby. Perfetto. Dopodiché ci sono i cosiddetti ascolti parziali.
Allora, gli ascolti parziali sono stati 612. Ma che si intende per ascolti parziali? La parola stessa lo dice. Cioè io mi metto a sentire un minuto e mezzo, due minuti. Ah, Massimo, ecco, esprime quello, ok, vabbè, basta, cambio canale oppure devo uscire, non lo posso sentire tutto. Tra i 612 parziali e i 201 totali hanno ascoltato i pensieri di Massimo Penso sul derby ben 813 persone. Per una web radio, per un gruppo di web radio, anzi a questo punto precisiamolo, è un bel traguardo. E rispondo ancora ad Olga, se poi non ci mandano i premi con le coppe e le medaglie, non ci interessa nulla, perché poi tu sai come vanno queste manifestazioni, sono sponsorizzate, c'è quello che magari è lo sponsor della radio X che favorisce la web radio Y. Noi siamo liberi come il vento, testimone ne Massimo Penso che con me ormai è, che so, 10 giorni che facciamo radio. Sì, sì, 10 giorni, sì. Sì, sì, eravamo... una decina d'anni, no? Avevo i bambini piccoli, porca miseria! E diciamo, tu non avevi tutti questi nipoti ancora, no? No, assolutamente no. Ecco, però, diciamo, avere 813 persone, chi in maniera breve e chi in maniera completa ha ascoltato, in questo caso Massimo Penso, il sottoscritto, io penso che per noi sia fonte di positività, ma non solo per Massimo, anche per tutti gli altri che vengono in interventi telefonici. È chiaro che siamo limitati nelle emissioni musicali, poi dovremo provvedere e vedere come fare, però per il momento questa talk radio a quanto pare funziona, perché parliamo liberi da vincoli e da catene. Lascio l'ultimo commento a Massimo Penso, prego. Sì, a me, a proposito di questo discorso, non può che farmi piacere, soprattutto per te che lo fai con grande passione, per tutti quelli che collaborano e tutti quelli che, anche nel caso di Stefano, direttore di Stat Radio, spero che, come hai detto tu, lui possa tornare in voce e possa, diciamo, riprendere in mano le redini in maniera solida, perché mi sembra che questa web radio stava andando, viaggiava ad ottimi livelli, perché 15.000, 16.000, 18.000 contatti, come no, sono pochi, no? Quindi io mi auguro questo per voi, non per me, perché io vi ringrazio, perché mi fate sfogare la mia passione, però sono contento di esserci, insomma, ecco, lo faccio sempre con piacere. E noi siamo contenti che tu stai insieme a noi, perché questa scelta nacque su YouTube, se ricordi bene. Esatto. E da lì poi non ci siamo più lasciati, No. No, quindi... non ci lasceremo mai. Beh, giustamente, forza Roma, Massimo, mi raccomando. Se incrociamo le dita. Incrociamo le dita, un salutissimo va alla tua gentilissima signora. Spero che le Leroy Merlin lo avrai svuotato, penso proprio di sì. Ogni volta che vado là mi vengono i capelli dritti, come quando vado a Ikea. Dici, senti, oggi devo andare là, ma ci vado da sola? Ecco, ma guarda che Emilio, in quel di Toscana, il marito di Valentina, ha lo stesso identico problema tu, e Roberto De Angelis ce l'ha con la propria moglie quando andiamo ai grandi magazzini o al centro commerciale, per cui tutti. È il ruolo di noi mariti. Un saluto anche a Mario e famiglia, e naturalmente a tutti i tuoi nipoti. Mi raccomando, tutti rigorosamente giallorossi. Tutti giallorossi sono. Tutti grazie giallorossi. Roberto, ti auguro un buon proseguimento di serata, buona domenica e forza Roma, manca a dirlo. Oh. Saluto a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare. Certo, e grazie sempre della tua cortesia e della tua disponibilità. Ciao. Allora, ringraziamento a Massimo Penso, ci chiamano altri impegni, fra 3 minuti inizierà Fiorentina-Lazio, quindi buona visione di partita, noi ci risentiremo con i prossimi appuntamenti. Dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, un saluto da Roberto De Angelis, grazie.